Questa mattina i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Sassari hanno arrestato un libero professionista colpito da ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP presso il Tribunale di Sassari su richiesta della Procura della Repubblica per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'articolata attività investigativa eseguita dai finanzieri e coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Sassari, dottoressa Maria Paola Asara, ha permesso di accertare che l'ingegnere sassarese, oltre che insegnare presso un noto istituto tecnico superiore, concedeva in locazione consciamente e a prezzi fuori mercato vari appartamenti di proprietà a prostitute. Gli investigatori quindi, anche avvalendosi di accertamenti tecnici e attività investigativa atipica, hanno raccolto diversi indizi che, confermati da numerose testimonianze raccolte, hanno determinato l'arresto dell'uomo. Al professionista sono stati poi sequestrati anche 4 appartamenti che locava le prostitute per importi, come già detto, macroscopicamente fuori dal mercato immobiliare del comune di Sassari. Per passare il tempo si impegnavano a commettere atti di vandalismo senza risparmiare neanche i luoghi di culto, come nel caso della chiesa di Totubella. Ma ora i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con quelli di Santa Maria La Palma, sono riusciti a individuarli, ottenere conferme delle azioni di danneggiamento e quindi li hanno denunciati all'autorità giudiziaria. Si tratta di diversi ragazzi minorenni, tutti residenti nelle borgate, che ora dovranno rispondere delle loro scorribande davanti al giudice del Tribunale dei Minori di Sassari. Il Movimento 5 Stelle Sassari interviene in merito all'ennesima crisi politica comunale, crisi che, secondo i grillini, poteva essere già alle spalle. Sarebbe stato infatti sufficiente sottoscrivere la mozione di sfiducia da loro promossa nel mese di marzo e l'11 giugno i cittadini sassaresi avrebbero potuto scegliere il nuovo sindaco e una nuova maggioranza di governo in città. È evidente invece che quasi tutte le forze politiche presenti in consiglio temevano di andare subito al voto, perché concentrati nella spasmodica ricerca di alleanze, di liste e listini, di finte civiche, utili solo a recuperare voti, ma per niente funzionali al progetto di governo per il quale non servono coalizioni, ma una idea di città innovativo e un progetto serio e attuabile fin da subito. Adesso la responsabilità è totalmente nelle mani del Partito Democratico e dei suoi alleati, che hanno ridotto Sassari nelle attuali condizioni. Grazie a quello che chiamano senso di responsabilità, secondo il Movimento 5 Stelle Sassari, oggi la città resta un laboratorio di sperimentazione politica, di diatribe interne, di antipatie, di dissapori e solo sullo sfondo resta una città in grave crisi, governata intermittenza, a seconda degli umori di chi dirige dall'esterno una commedia che va in scena da oltre 3 anni. Affermano così Maurilio Murru, Desiree Manca e Marco Boscani. In curia generale nei reparti di ginecologia e ostetricia dell'azienda ospedaliera universitaria in Viale San Pietro, cumuli di sporcizia nel vano scale ed escrementi di piccione nelle terrazze adiacenti alle corsie. E la denuncia del coordinatore territoriale del fronte indipendentista Unidu, Giovanni Fara, dopo il sopralluogo documentato con alcuni scatti fotografici. Contrariamente al clamore suscitato da quanto accaduto all'ospedale San Paolo di Napoli, dove una paziente si è trovata in letto in dalle formiche, la situazione degradante degli ospedali sardi pare non preoccupare nessuno, attacca Fara, che si preoccupa per la salute dei pazienti ricoverati in quell'ospedale. Oltre ai piccioni portatori di circa 60 malattie, pare ci siano pulci, cimici e acari. Non solo, al piano terra del padiglione Stecca Bianca i servizi igienici degli ambulatori e della sala ticket sarebbero in uno stato di penoso abbandono, insiste l'attivista del Movimento Indipendente
dentista e oltretutto sono sporchi e non c'è carta igienica. Inoltre manca la luce e le porte non si chiudono. Secondo Fara, non serve essere medici per comprendere i rischi sanitari e la situazione degradante degli ospedali, e il fronte indipendentista Unidu prende atto dell'assenza di controlli sulle ditte responsabili della pulizia e della totale mancanza di riguardo del sindaco Nicola Sanna e della sua giunta per la salute dei sassaresi e dei tanti che, dei paesi limitrofi, si recano a Sassari per ricevere cure e assistenza. Il fronte indipendentista Unidu attacca anche la regione, domandandosi se i risparmi stabiliti nell'indifferenza della classe dirigente sarda debbano gravare sulla pelle del popolo. Due posti di lavoro disponibili per il progetto Sprara Porto Torres, programma di accoglienza integrata per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria in Italia. Fino al 26 giugno i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno presentare la propria candidatura presso uno dei progetti del gruppo Umana Solidarietà per svolgere il servizio civile nazionale. Da bando sono previsti due posti per il progetto SPRAR di Porto Torres. Il progetto, finanziato con fondi del Ministero dell'Interno, prevede l'accoglienza di alcuni ospiti, persone singole o famiglie, allargabile fino in fase emergenziale, inseriti in appartamenti sul territorio. Le domande possono essere inviate entro e non oltre le 14 del 26 giugno. Tutte le informazioni e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili all'indirizzo del sito del gruppo Umana Solidarietà. Salve a tutti, insieme anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio all'interno del nostro telegiornale. Vado a leggervi alcune brevi dal comune di Sassari. Le scadenze della tassa rifiuti, ovvero la Tari, per l'anno 2017 sono state fissate al 31 luglio con prima rata e rata unica, il 31 agosto la seconda rata, il 31 ottobre la terza rata ed infine il 31 dicembre la quarta rata. Scadono invece il 26 giugno i termini per la presentazione delle domande per partecipare a uno dei quattro progetti del servizio civile del Comune di Sassari: spazi creativi, fragilità ed emergenza, sportello orientabile e giovani in prima linea sul web. Sono quattro i posti a disposizione per ogni progetto ed è previsto un rimborso spese di circa 433 euro al mese. Sul sito web del Comune sono pubblicate tutte le informazioni. Per quanto riguarda invece i cantieri comunali, sempre sul sito web del Comune di Sassari è pubblicato il bando per l'assunzione a tempo determinato all'interno dei cantieri comunali di quattro guide turistiche. Ed infine, per quanto riguarda i chioschi nei parchi cittadini, sono stati riaperti i termini per partecipare al bando per affidare in concessione la vendita di alimenti e bevande preconfezionati in chioschi da installare presso il Parco della Solidarietà Lipunti in quello di via Montello Emanuela Loi. La scadenza è fissata al 1 luglio. Sul sito del Comune di Sassari www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso integrale. Questo è quanto ci arriva dal Comune di Sassari e adesso vi informo che è partito da oggi presso la chiesa di Sant'Antonio Abate Servi di Maria a Sassari il triduo in preparazione alla solennità di San Giovanni Battista. Oggi e domani alle ore 17:30 il Santo Rosario e a seguire alle ore 18 la Santa Messa con omelia. Venerdì 23 giugno invece la solennità del Sacro Cuore di Gesù, alle 17:30 il Santo Rosario e alle 18 la Santa Messa con omelia. Ed infine sabato 24 giugno la solennità di San Giovanni Battista, alle ore 18 la solenne celebrazione eucaristica e canto dei Gozos di San Giovanni, questo presso la chiesa di Sant'Antonio Abate Servi di Maria a Sassari. E noi anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. In chiusura vi ricordo che tutti i nostri contatti li trovate all'interno del nostro sito internet www.telegin.tv, all'interno del quale troverete
trovate anche l'archivio dei nostri notiziari e anche le nostre produzioni. Fate un salto anche sulla nostra pagina Facebook TeleG, la televisione di Sassari. Vi lascio ora la nostra pagina sportiva, io vi saluto, a tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci. Il latte dolce Sassari riparte dalla conferma di Paolo Palmas, attaccante classe 1993 nato a Castelsardo, che lo scorso anno alla prima stagione biancoceleste ha dimostrato a suon di gol di avere la stoffa per potersi confrontare al top con la quarta serie del calcio italiano e poter ambire a palcoscenici più prestigiosi e importanti. Il bomber castellanese ha però scelto di dare continuità al suo rapporto con la società sassarese e conseguentemente di proseguire il suo percorso di maturazione e crescita agli ordini di mister Massimiliano Pava. Palmas ha così risposto presente alla chiamata del club e già scalpita in vista della nuova sfida del nuovo campionato di Serie D da giocare con la maglia del Latte Dolce Sassari. Ritorna l'appuntamento con l'atletica leggera, con le gare disputate nel weekend del 17 e 18 giugno nel restaurato stadio dei Pini Tonino Siddi di Sassari, valide per il campionato regionale di società su pista master. A fare da contorno alle gare su pista anche le amatissime discipline del salto in lungo e del lancio del giavellotto, ma a farla da padrone, come di consueto però, sono state le gare di velocità su pista, che hanno visto le società di atletica provenienti da tutta la Sardegna darsi battaglia in uno stadio dei Pini che sembra ritornato, dopo anni bui, ai fasti di un tempo, grazie alla nuova gestione del comitato provinciale FIDAL di Sassari. Sotto un sole cocente gli atleti hanno partecipato nelle varie categorie dando dimostrazioni di velocità nei 100, 200 e 400 metri, per concludere poi la serata con l'attesissima staffetta 4%. Grandi risultati per le società di Sassari che trovano il primo posto nei 100 metri master uomo con Gavino Ruggi nel CUS Sassari e nel corrispettivo femminile con Monica Dessì della Sardana SD, che conquista il primato anche nei 200 metri. Altro primo posto sassarese nei 400 metri master femminile con Giovanna Cossu ad incrementare il bottino della Sardana. Questa notte in pena si increspida,
abbraccia di me dall'idogni, dall'idogni a Benzi. Triduo in preparazione alla solennità di San Giovanni Battista presso la chiesa di Sant'Antonio Abate e Servi di Maria a Sassari. Oggi alle ore 17.30 il Santo Rosario, alle ore 18 la Santa Messa con Omelia. Domani alle 17.30 il Santo Rosario e alle ore 18 la Santa Messa con Omelia. Venerdì 23 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù. Alle 17.30 il Santo Rosario e alle ore 18 la Santa Messa con Omelia. Sabato 24 giugno, solennità di San Giovanni Battista. Alle ore 18 la solenne celebrazione dell'Eucaristia e canto dei Gosos di San Giovanni. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente tutti i giorni alle 15.30, 18.30 e 23 circa. Ospite di questa settimana il biologo nutrizionista Lorenza Casula. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu, domani sulla nostra emittente alle 20.30. Ospite della puntata il poeta Mario Nurkis. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.